preso atto e ha invitato il governo a restare in carica per il disbrigo degli affari correnti. Firmato Enrico Letta. Con le dimissioni del governo, l'attività dell'Assemblea del Senato, in coerenza con i principi generali dell'ordinamento costituzionale, è limitata allo svolgimento di attività legislativa correlata a scadenze costituzionali, quali decreti legge, o di adempimenti inerenti le proprie prerogative. Le commissioni sono autorizzate ad esprimere il proprio parere su atti del governo in scadenza, nonché a proseguire le procedure informative già avviate. L'ordine del giorno reca discussione del disegno di legge, conversione in legge, con modificazioni del decreto legge 23 dicembre 2013 numero 146, recante misure urgenti in tema di tutela dei diritti fondamentali dei detenuti e di riduzione controllata della popolazione carceraria, atto Senato 1288. Il relatore, senatore Buemi, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Ne ha facoltà. Prego, senatore. Grazie Presidente. Colleghi, il decreto legge 23 dicembre 2013 numero 146 propone di introdurre misure per porre rimedio con effetti immediati al sovraffollamento carcerario.